Buongiorno. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo appuntamento in diretta di Oggi Insieme. Grazie per esservi collegati, vi diamo il benvenuto in questo spazio diretta di Parole di Vita, nel quale noi ogni mattina ci incontriamo con tanti amici che oramai sono diventati ci conosciamo perché ci scriviamo messaggi. È uno spazio, diciamo, piuttosto interattivo. Siamo felici di aver raggiunto questo obiettivo. Intanto però vogliamo ringraziare il Signore anche perché non è scontato che ancora ogni mattina riusciamo ad avere questo spazio diretta. Ringraziamo il Signore per come Egli ci risponde, ci parla, ci benedice. Scopriamo le novità del palinsesto di Parole di Vita durante il giorno, anche se ultimamente, Marianna, non lo stiamo più facendo come prima, stiamo dedicando molto poco tempo alla presentazione del palinsesto. Tuttavia, quando ci sono delle novità, proponiamo e le suggeriamo senza esitare. Intanto siamo felici di essere insieme a voi anche questa mattina, perché ancora questa mattina avremo l'opportunità di vedere insieme il versetto del calendario Parole di Vita e di intercedere presso il Signore con le nostre richieste. Alleluia. Anche le tue richieste, se vuoi, puoi scriverle al numero che vedrai in sovraimpressione durante tutta la puntata. Quindi benvenuti in questo spazio diretta, Dio vi benedica. Pace e buongiorno anche a te, Marianna. Pace e buongiorno anche a te, Michele, e a tutti voi. E buongiorno anche a quelli che stanno seguendo per le prime volte. Abbiamo ricevuto alcuni messaggi di persone che hanno detto: che bello sentir parlare della Bibbia in un modo così semplice. Gloria a Dio, perché l'Evangelo è semplice, non è qualcosa di troppo complicato. E quando il Signore raggiunge dei cuori che sono assetati e bramosi di conoscerlo, Egli si rivela. Quindi non sono le parole di uomini e di donne, ma lo Spirito Santo che si rivela ai cuori che lo stanno cercando. Sì. E stamattina ti vogliamo chiedere di condividere questa diretta con i tuoi amici. Magari puoi mandare il link su WhatsApp, oppure puoi condividerlo nei gruppi, oppure puoi condividerlo nella tua storia, in modo che altre persone della tua cerchia possano diventare le persone che tu stai evangelizzando attraverso una condivisione. Ognuno di noi può diventare l'evangelista della sua zona, anche della sua rete, della sua cerchia in rete. E quindi vogliamo benedire il Signore stamattina e chiedere con tutto il cuore che Egli parli ancora ai nostri cuori. Vogliamo proprio accostarci a Dio con un grande desiderio e dire: Signore, parlami ancora stamattina. Alleluia. Io ho bisogno ancora di capire Tu che cosa vuoi che io faccia. Se c'è qualcosa che il Signore gradisce, è dei figli che si preoccupano di piacergli. Lui non sta cercando delle persone perfette, quindi se non ti senti perfetto va bene così, perché il Signore non cerca persone perfette, anche perché non ce ne sono. Però il Signore vuole, desidera che i Suoi figli si accostino con un grande desiderio di cercare di comprendere sempre di più qual è la Sua santa volontà. Alleluia. Grazie, quindi, Signore. Prega insieme a me. Amen. E ringraziamo il Signore stamattina. Amen. Grazie, Signore. Padre, noi ti ringraziamo. Sei buono, Padre. Ci accostiamo a te con piena fiducia, sapendo che tu, Signore, hai sempre delle parole pronte per noi. Grazie. La cura, l'assistenza, l'amore tuo non viene mai meno. E sappiamo anche, Signore, che noi non possiamo fare mai nulla per meritare questo da te. Signore, noi sappiamo che siamo continuamente in errore, Signore, sappiamo che continuamente facciamo delle cose che non ti onorano, anche involontariamente, perché la nostra natura è decaduta, ma Signore, stamattina ci accostiamo a te con un grande desiderio, ti vogliamo chiedere ancora: ristora le nostre vite, parlaci, dacci delle nuove indicazioni, Signore, perdona i nostri peccati, guardaci attraverso il sangue di Gesù. Noi sappiamo che tu ci hai giustificati, Signore, che il sangue di Gesù ci ha giustificati, quindi noi, per quell'atto di amore che Gesù ha fatto per noi, noi ci accostiamo a te, ti chiamiamo Padre e ti vogliamo ancora dire: Signore, compi un'opera meravigliosa. Amen. E soprattutto, Signore, conquista altri cuori a te. Fa, Signore, che quelle persone che stanno seguendo per le prime volte solo perché sono incuriositi dal modo diverso di parlare di te, si innamorino letteralmente di te, Signore. Alleluia. Che nella loro vita tu possa entrare in un modo straordinario e mettere in ordine come hai fatto con noi. Ti chiediamo ancora, Signore, per tutte le persone che sono in sofferenze, dai loro, Signore, questo tempo di ristoro affinché possano ancora ricevere da te. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, anche di toccare le nostre vite, le nostre labbra. Signore, fa che il tuo Santo Spirito possa esprimersi in libertà, senza nessun intacco umano, Signore. Noi non vogliamo assolutamente, Signore, intrometterci nelle cose tue sante, Signore, fa che veramente il tuo Santo Spirito possa muoversi in libertà. Te lo chiediamo in Gesù, che sia amato e benedetto in eterno. Amen, amen, alleluia, grazie. Gloria a Dio. Bene, il versetto di oggi lo troviamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 9, verso 13.
Ora andate e imparate cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Bene, queste sono le parole che Gesù esprime quando sente parlare alcuni farisei. Dopo la chiamata di Matteo, sappiamo che Matteo, rispetto agli altri discepoli, poco prima Gesù aveva chiamato due coppie di fratelli che erano pescatori. E finché sono pescatori va bene anche, ma arrivare al banco di un uomo che era un esattore di tasse è veramente un po' troppo per i farisei. E Gesù chiama Matteo, lo guarda e lo chiama, il quale lascia ogni cosa e lo segue. A un certo punto, se non era qui il passaggio biblico dove racconta che mentre Gesù era a tavola con Matteo, quindi, giunsero altri pubblicani e peccatori. Si era praticamente diffusa la voce che Gesù aveva chiamato addirittura un pubblicano. E allora ecco che subito i farisei, ma anche oggi non mancano i farisei del XXI secolo che subito parlano e vomitano tutto quello che pensano, arrivano questi farisei e subito criticano e dicono: ma come mai il vostro maestro si dà tavola con dei peccatori, con dei pubblicani? I pubblicani soprattutto erano considerati degli uomini traditori perché erano praticamente al servizio dei romani e quindi erano persone da tenere lontani. Pensate che nella cultura ebraica erano considerati tutti quelli che avevano a che fare con dei peccatori impuri perché si sporcavano con il peccato degli altri. Gesù addirittura si siede a tavola. Nel momento in cui Gesù sente quello che hanno da dire questi farisei, ecco che dice: io sono venuto per i peccatori e non per i giusti. Ma la cosa bella è che nelle parole di Gesù ci sta anche un rimprovero, perché dice così: ora andate e imparate. Cioè c'è un rimprovero ai farisei che studiano la legge e cercano di metterla in pratica e aggiungono anche delle loro leggi per rendere la legge di Dio più dura, più severa. Gesù dice: andate e imparate? Sì. Gesù dice: andate e imparate. C'è scritto: voglio misericordia e non sacrifici. Quante persone pensano che con i loro atti di sacrificio possono meritarsi la salvezza o addirittura mostrarsi agli altri santi? Quanti ancora oggi ci sono quei santi, tanto santi, che dicono: fatti più là perché io sono più santo di te? Questo non è il Vangelo che noi dobbiamo annunciare. Non ci sono delle persone sante, non ci sono delle persone perfette e infallibili, ma c'è un Vangelo che anima tutti quelli, un messaggio che anima tutti quelli che hanno conosciuto Gesù per quello che lui è, non la teoria di Gesù. Hanno conosciuto la persona di Gesù, non le leggi di Dio, ma hanno conosciuto Dio, persone che hanno a che fare con il Signore, persone che si comportano come Lui. Quante volte i nostri figli o i nostri parenti oppure noi abbiamo potuto osservare degli atteggiamenti di alcuni ragazzi dicendo: ma è così garbato e gentile perché in realtà i suoi genitori sono così. Se i genitori sono accoglienti, sono garbati, sono di quelli che aprono le porte di casa e accolgono le persone senza criticare, i loro figli verranno così, accolgono le persone, non criticano, si astengono alla maldicenza, perché loro osservano i propri genitori con i quali abitano e fanno similmente ai loro genitori. Quindi quando noi frequentiamo la casa del padre e guardiamo il padre come si comporta, il figlio come si comporta, automaticamente ne assimiliamo e riproduciamo quello che vediamo, perché noi non siamo altro che quello che osserviamo. Perciò Gesù dice: fissate lo sguardo su di me. Perciò la parola di Dio ci invoglia continuamente a fissare lo sguardo su Gesù, perché noi riproduciamo quello che guardiamo. Cosa stiamo guardando? Stiamo guardando a Gesù e i suoi atteggiamenti? Stiamo guardando il Signore come si comporta? Abbiamo sempre uno sguardo sui passaggi di Gesù quando incontra delle persone che, secondo la società, anche dei religiosi moderni, dovremmo mettere fuori? Oggi si predica un Vangelo che esclude le persone, mentre Gesù predica un Vangelo che include. E include anche quelli che i religiosi scartano e mettono fuori. Gesù infatti dice a queste persone, dice ancora oggi a queste persone religiose che facilmente scartano e mettono fuori quelli che secondo loro non sono degni di stare in mezzo a noi: noi siamo tutti santi e perfetti, abbiamo tutti giacca e cravatta, abbiamo tutti un cartellino. Chi sei tu? Chi ti ha chiamato?
Gesù stamattina ancora dice: io non sono venuto per quelli che si ritengono giusti, perché in realtà non erano giusti, ma io sono venuto per i peccatori. Il Signore va al di là, il Signore guarda oltre quello che guardano gli uomini. E ti voglio dire una cosa: se tu sei tra quelli che si sentono continuamente additati, che si sentono continuamente scartati, che si sentono non degni di far parte di quella congregazione perché sono tutti perfetti, anzi, se addirittura quelli che sono così santi e religiosi ti hanno messo fuori, sappi che forse Dio ha per te una chiamata speciale come l'ha avuta per Matteo. E nessuno si potrà mettere tra te Gesù. Quelle persone hanno cercato di intromettersi, hanno cercato di distogliere lo sguardo di Gesù, perché in realtà, anche se erano dei religiosi che non accettavano Gesù, ma loro vedevano la potenzialità in Gesù, quindi loro volevano distogliere lo sguardo di Gesù facendo che cosa? Usando i discepoli. Non si sono permessi di andare da Gesù a criticare, hanno usato i discepoli. Quanta gente ci sta che usa quelli intorno per cercare di darti fastidio? Usa quelli intorno per cercare di distoglierti dalla chiamata. Sappi che se il Signore ti ha chiamato, anche se tu non ti ritieni, tu stesso non ti ritieni degno, e se le persone ti hanno messo fuori, sappi che il Signore adempirà l'opera sua nella tua vita. Solo tu devi rispondere sì a quella chiamata. Infatti Matteo si alzò e seguì Gesù, lasciando quelle attività che fino a pochi secondi prima era stata la sua principale attività, lasciò ogni cosa e con fede seguì Gesù. Quindi Gesù che cosa sta predicando? Che cosa ancora sta ricordando a queste persone? Che il Vangelo che noi dobbiamo predicare è il Vangelo della misericordia. Lo sapete misericordia che significa? Misericordia è concedere grazia più del dovuto. È concedere compassione più di quanto la gente merita. Quindi Gesù praticamente non viene a dire: aspetta, fammi vedere se tu te lo meriti. Il Signore ci concede tanta di quella misericordia e Lui vuole che noi facciamo la stessa cosa con le persone che non meritano misericordia. Il Signore ha mostrato la misericordia per noi, il Padre, quando ha dato suo Figlio sulla croce per un mondo che ancora non lo conosceva, per un mondo che anche in quel tempo lo stava rigettando, eppure Lui ha avuto compassione e misericordia. Noi abbiamo una sola dottrina che sta scritta in Timoteo, prima Timoteo capitolo 6 verso 3, e dice: se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà. Avete notato che in plurale parla delle parole, che della dottrina ne parla di una? Le parole è in plurale, non le dottrine. La dottrina è una, è basata sulla pietà. La pietà che cos'è? Quando leggiamo pietà pensiamo sempre che si riferisca: oh, quanto mi fa pena quella persona. Non è questo. La pietà è il contrario dell'empio. Chi è un uomo pietoso è il contrario di un uomo empio. Quindi il pietà, biblicamente parlando, vuol dire un uomo che vuole mettere in pratica quello che il Signore gli ha insegnato, quindi le parole che Gesù ha insegnato. Infatti è per quello che dice: insegna una dottrina diversa e si attiene alle sane parole, non alla sana dottrina. Quindi un uomo che ha pietà, quindi che mette in pratica le parole di Gesù Cristo. E nelle parole di Gesù Cristo che cosa c'è? La misericordia, come abbiamo letto prima, per gli uomini, perché Gesù non è venuto per i peccatori, non è venuto ad escludere le persone, non è venuto a dividere, non è venuto a dire tu sì e tu no. Gesù è venuto ad includere. Sono le persone che poi si autoescludono. Quindi noi vogliamo predicare un Vangelo che include le persone. Tutti quelli che non includono le persone, mi dispiace di dirlo, sono i farisei degli ultimi tempi. E noi vogliamo prendere distanze da quelli che non sono conformi alla dottrina della pietà. Il Signore lo dice, di prendere distanze e di non mangiare nemmeno insieme a quelli che non sono conformi alla dottrina della pietà. E il Signore Gesù ci ha dato grandi insegnamenti intorno alla dottrina della pietà. Sì, effettivamente abbiamo di fronte a questo avvenimento, appunto, della chiamata di Matteo, sì, di Levi,
che poi sostanzialmente è parte dei pubblicani, perché il suo mestiere era proprio quello. Quindi quando poi in casa si sono radunati i pubblicani, possiamo dire che mentre Gesù va in casa di Matteo, arrivano dei colleghi di Matteo. Esatto. Quindi in un certo senso non è nulla di distante dalla realtà che può accadere ancora oggi. Sì, il discorso della dottrina è estremamente interessante, Marianna, anche perché pone in enfasi qualcosa di molto prioritario all'interno del contesto che dobbiamo osservare oggi della vita e della comunità che si aggrega intorno alla persona di Gesù Cristo. Ma a proposito di Gesù Cristo, io non posso che non valorizzare alcune delle caratteristiche che emergono all'interno di questo versetto, perché quando lui cita queste parole lo fa appunto citando delle parole precise. Innanzitutto fa riferimento ad un profeta, perché cita proprio, esatto, le parole di un profeta, il profeta Osea, che mi sono andato un attimo a vedere come dice, ecco, dalle traduzioni dell'Antico Testamento viene fuori che Osea, al capitolo 6, nel versetto 6, dice proprio così: poiché io desidero bontà, dice il Signore, non sacrifici, e la conoscenza di Dio più degli olocausti. Ecco, quando fa riferimento proprio a questo profeta, lo sta facendo per un preciso motivo, perché Gesù sta parlando proprio a dei conoscitori dell'antico patto, dei conoscitori dei profeti, di coloro che hanno parlato, e lo fa sempre con un sottile obiettivo di suscitare, di solleticare il ricordo delle scritture che questi uomini che hanno dinanzi hanno, affinché nel ricordo di queste scritture che loro conoscono probabilmente a memoria emerga qualche riferimento a questo Messia che deve venire e che loro hanno proprio davanti, che sta parlando loro e che non lo hanno ancora riconosciuto. Gesù, ogni qualvolta si rivolge a questa classe diciamo dirigenziale della Chiesa di allora, si aspetta sempre in un modo o in un altro che venga in qualche modo riconosciuto. Quando questo non accade, ricorre sistematicamente ai versetti dell'Antico Patto, un po' per dire: ti ricordi che cosa hai letto, che cosa comprendi? E quando vediamo questa situazione, che è proprio una situazione che mette Gesù in una condizione che deve necessariamente rispondere, non può evitare di farlo. Perché? Perché si tratta, come appunto diceva Marianna, di escludere. Gesù odia l'esclusione. No, non stiamo parlando di una religione che vuole includere un po' tutti quanti, non stiamo parlando dell'ecumenismo, qualcuno potrebbe pensare all'ecumenismo dei nostri tempi, in cui tutte le religioni si mettono insieme e vogliono politicamente unirsi sotto un unico marchio, eccetera, eccetera. Non sto parlando di questo, sto parlando semplicemente di Gesù, preannunciato dalla parola che ha preannunciato chiaramente il suo ritorno ad una classe precisa di persone in un luogo preciso che è quello di Israele di 2000 anni fa, in un tempo preciso, appunto 2000 anni fa, quando questo popolo era sotto la dominazione appunto romana. Conosciamo bene la storia, basta leggere i Vangeli per comprendere qual era la situazione geopolitica di quei tempi. Ma accade una cosa precisa: Gesù parla dell'essenza delle profezie di fronte alla essenza, non proprio essenza, ma ad una secolarizzata attuazione delle profezie. Molti credono di avere tra le mani la rivelazione della parola di Dio e agiscono con una tale convinzione che tu osservi e dici: probabilmente non ho compreso ancora abbastanza di quello che il Signore può dire e può fare, perché quest'uomo, questa donna si muove con una grande convinzione. Poi noti ad un certo punto degli scivoloni megagalattici all'interno proprio del contesto pietoso, che è quello appunto della dottrina a cui faceva riferimento Marianna. Noti proprio degli scivoloni, dici: probabilmente, no, ovviamente non stiamo qui a giudicare le persone, però è ovvio anche che se dinanzi a dei particolari comportamenti, qualche domanda te la fai. E quando vedi alcuni comportamenti che si scostano dalla parola di Dio, ti rendi conto che in fondo
fondo in fondo quella convinzione che tanto ostentano è derivata non dalla esperienza e dalla chiamata, ma piuttosto dalla attuazione di una legge secolarizzata, come se avessero in qualche modo, forse anche noi cadiamo in questo vizio di forma, non è un errore, probabilmente è qualcosa che ci accade in automatico, parliamo a nome di un pacchetto di regole. Ci è arrivato in passato, qui Mariana sicuramente ricorderà, una contestazione di una donna la quale ci contattava per avere delle rimostranze intorno ad una concetto che esprimemmo in un mattino qui a Oggi Insieme. Lo facemmo in un modo un po' più libero, come amiamo fare noi, anche perché, caro amico, cara amica, che ci stai seguendo forse per le prime volte, devi sapere che noi non amiamo tantissimo parlare facendo riferimento ad una conoscenza di chissà quali elemento. Noi amiamo parlare così come il Signore ci dice di fare, nella semplicità, affinché anche tu in questo momento possa comprendere. Questa donna testimoniava proprio con una forte arroganza, introducendo nelle sue accuse degli elementi che riguardavano, per esempio, ma tu non hai la cravatta. Disse, ecco, io praticamente quando parlavo non avevo la cravatta. Una donna addirittura continuava dicendo: non è un culto il vostro del mattino, visto insomma parafrasando per cercare in qualche modo di far comprendere che cosa voglio dire. E poi noi dicemmo: sì, ma dove sta l'errore di non avere la cravatta? Carissima amica, spiegaci un attimo. E lei ci disse: me l'ha detto il mio pastore. Senza mai di fare riferimenti, ma la parola di Dio non parla di cravatte. Il tuo pastore ti ha potuto raccontare come, per esempio, nella congregazione che frequenti, che forse ha dei decenni di storia, gloria a Dio per questo, ha negli anni assimilato una tendenza che prevede da un lato le uomini e da un lato le donne, oppure che tutti gli uomini debbano avere giacca e cravatta, che comunque tutti devono stare fermi in silenzio, senza battere le mani, senza girare il capo. Insomma, sono delle tendenze che probabilmente hanno assunto nel tempo, ma non hanno niente a che vedere con la Bibbia. Perché ho parlato di questo episodio? È uno dei tanti, Mariana, diciamoci la verità, noi insomma ne ascoltiamo diversi, ma grazie a Dio sono motivo per poter interagire su delle verità bibliche, perché Gesù si è trovato dinanzi agli stessi sentimenti, uguali, identici, nel dire: guarda che tu ti stai sbagliando nel valutare il sacrificio come se fosse il lavaggio, la centrifuga della tua coscienza. Tu la metti nella lavatrice, la coscienza, fai il sacrificio, ti fai il digiuno, ti frequenti la messa, il culto, ti fai il rosario e poi finisce lì, insomma, poi stai a posto. Quello non è un discorso. Oppure c'è chi siamo a ridosso del mese dei fioretti, no? Comincia a dire: io questo mese non mangerò cioccolato. Poi in realtà ha più a che fare con la dieta, oppure con i valori di colesterolo, che con i fioretti spirituali. Però oppure qualcuno dice: questo mese fumerò meno, qualcuno potrebbe dire. Ci sono queste dimostrazioni verso non so chi che prevedono dei sacrifici precisi, specifici. Ecco, ad un certo punto Gesù ha dovuto incontrare proprio queste persone che ponevano, ora io sto quasi insomma minimizzando questo aspetto, pensate che queste persone, come appunto i farisei, questo atteggiamento lo avevano su tutto, perché si sentivano i detentori del messaggio dei profeti. Loro intravedevano nel messaggio dei profeti. Ancora oggi, se andate in alcuni luoghi, trovate dei maestri, dei rabbini che insieme passano ore e ore per comprendere come la mitzvah, una delle leggi lasciate al popolo, possa essere attuata all'interno del tempo odierno. Quindi, man mano che andiamo avanti, faccio un esempio: che cosa significava, per esempio, lavare le mani prima in un modo, poi in un altro?
La portata ad oggi, in che modo possiamo fornire le indicazioni al popolo del 2024 che deve seguire queste mitzvot, e quindi stanno sempre lì a parlare, a discutere, e li vedi anche discutere, non sono pochi i video in cui, se tu comodamente da casa vuoi vedere, intravedi proprio questi maestri, questi rabbini che prendono la legge e la sminuzzano, la controllano, la sistemano, poi la affidano al popolo, poi la riprendono, poi la toccano di nuovo, poi la affidano solo ad un'altra parte del popolo, poi la riprendono, poi... E questo è un continuo, e questo va avanti da millenni, possiamo dire. E Gesù, proprio incontrando queste persone, ad un certo punto ha dovuto dire: voi state dietro la legge, leggete Osea che dice esattamente: a me non interessano i vostri sacrifici e i vostri modi di intravedere la parola di Dio, ma mi serve piuttosto, dice il Signore, per piacere a me dovete venire con la misericordia, con la pietà, con questo atteggiamento di misericordia e non di sacrificio. Gesù parla utilizzando proprio uno dei profeti che loro dovrebbero conoscere molto bene, per dire loro: ma state sbagliando, state incappando in un errore tremendo. In questi giorni abbiamo parlato, Mariana, proprio dell'inclusività, ma quando parliamo di Gesù non stiamo parlando di una religione diversa, stiamo parlando di un modo di fare di Cristo che è selettivo ed inclusivo allo stesso tempo. Chiaramente molti possono anche in questo momento dire: fratello Michele si sta contraddicendo. Potrebbe darsi, perché quando io guardo Gesù e osservo Gesù, il quale affida la missione ai dodici e dice: attenzione, non parlate con i samaritani, non parlate con i pagani, non parlate con gli stranieri, parlate prima alle pecore perdute di Israele. Lui lo dice. Ad un certo punto, quando affida ai discepoli, dice questo. Poi vediamo un Gesù, quindi, se noi ci affacciassimo per un attimo nello spazio temporale di 2024 anni fa, potremmo vedere Gesù che dice ai suoi discepoli: lasciate stare gli italiani, per esempio. Adesso c'è bisogno di evangelizzare i medio orientali, gli ebrei del nostro tempo. Andate da loro. Loro devono comprendere il messaggio del Messia che è venuto in questo tempo. Quindi, se guardassimo in qualche modo il Gesù di quei tempi, ad un certo punto prendiamo anche noi forza nel dire: hai visto? Allora dobbiamo fare attenzione, perché a questi si evangelizza, a quelli non si evangelizza. Però poi ad un certo punto vediamo che il tempo e la formazione di Gesù a questi discepoli cambia. Come cambia? Cambia con un episodio che troviamo proprio al capitolo 15 di Matteo, in cui Gesù con i discepoli, al capitolo 9 abbiamo letto questo, quello che abbiamo letto stamattina è al capitolo 9. Al capitolo 10 Gesù affida ai suoi discepoli la missione, ma solo per gli ebrei. Al capitolo 15 Gesù e i suoi discepoli si trovano dinanzi una donna sirofenicia, la quale dice: per cortesia, guarisci mia figlia. Cioè, ma io non posso guarire, tu non sei del popolo, non appartieni a noi. Vedete Gesù dove arriva con l'insegnamento, eh? Sembra quasi contraddirsi. In quella occasione Gesù rompe una struttura che egli stesso aveva creato per un tempo. Un tempo in cui bisognava concentrarsi per gli ebrei, improvvisamente incontriamo questa donna che dice, Gesù dice: ma io non posso prendere il pane e darlo ai cagnolini. E questa donna dice, ma io devo leggerlo perché questo è un versetto straordinario, dovrebbe essere in Matteo 15, in cui questa donna... Eccola qui, la donna... Scusa, Matteo 15, 26. Ecco, Matteo 15, 26. Sì. Ecco, questa donna dice ad un certo punto, Gesù dice: non è bene prendere il pane dei figli e buttarlo ai cagnolini. Quando questa donna va da Gesù, che è una donna cananea, e dice: abbi pietà di me, signore figlio di Davide, mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Una donna straniera dice a Gesù, attenzione, qualcosa di meraviglioso, dice a Gesù: abbi pietà di me,
Signore figlio di Davide, lo riconosce Messia, una donna straniera che riconosce in Gesù il figlio di Davide che doveva venire, a lui affida il problema della sua figlia, che non è una semplice malattia ma ha in sé un demonio, e Gesù risponde quasi in un'apparente cattiveria, è vero Marianna? Ma non devo dare la mia grazia ai cagnolini, ma lei risponde con una fede straordinaria. Sì, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le rispose: donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quel momento sua figlia fu guarita. Lì si rompe una struttura che Gesù stesso aveva creato per poco tempo. Che cosa voglio dire? Voglio dire che ad un certo punto può anche darsi che tu debba essere selettivo con delle situazioni, ma non è una posizione definitiva. Puoi anche vivere in un tempo in cui ci sono alcune cose che devi fare, ma ci sono anche alcune cose che non devi fare. Ci sono persone che devi incontrare, ma ci sono anche alcune persone che non devi incontrare. Attenzione! Devi affinare non tanto una posizione da mettere nel freezer e congelarla per poi prenderla dopo la stagione successiva. No, devi continuamente ascoltare il volere di Gesù. Io immagino i discepoli che di fronte a Gesù, che dice queste parole alla donna straniera, direbbero tra loro: ma non ci aveva detto che non dovevamo avere niente a che fare con gli stranieri? Probabilmente tra loro queste cose se le dicevano. Questi uomini avevano compreso che la selettività sta nelle mani del Signore. Il Signore dirige il corso del suo spirito secondo quanto Egli ha nel cuore e nel suo volere, nel suo proposito. Egli decide dove dirigere i passi della Chiesa e come e in quale modo accogliere e in quale modo ricevere le persone. Oggi siamo in un tempo ancora più aperto rispetto a quello che abbiamo letto, perché dovete comprendere che Matteo, lo abbiamo trattato insieme al pastore Ubaldo qualche settimana fa, quando abbiamo proprio visto gli insegnamenti intorno al Vangelo di Matteo, dobbiamo comprendere che Matteo è un Vangelo dedicato ai giudei, a coloro che dovevano comprenderle queste cose. Ancora oggi, se osservate le guerre, la guerra che sta avvenendo, noterete anche nel modo di fare di molti israeliani, il modo di fare che hanno, specialmente nei più ortodossi, di selezionare quelli di dentro e quelli di fuori. È un linguaggio a noi molto comune, perché lo ritroviamo nella parola. Ma ad un certo punto Gesù dice ai suoi discepoli, quando sale al cielo: andate per tutto il mondo. Ha detto anche come fare, cominciando da Gerusalemme, poi in Samaria e poi in tutte le estremità della terra. Lui ha anche detto qual è l'escalation da adottare. Oggi siamo a 2000 anni e passa da quell'ordine, la Chiesa ha raggiunto tutto il mondo, stiamo adempiendo, alleluia, la Chiesa sta adempiendo questo mandato, e lo sta adempiendo proprio in seguito a quanto è accaduto in quel giorno, quando Gesù stesso, lo stesso che ha detto queste parole ai farisei, lo stesso che ha guarito la figlia di questa cananea, è lo stesso che è risuscitato ed ora vive e dice alla Chiesa di oggi: andate, andando, insegnate, battezzate, andate. Detto questo, e concludo, come crediamo di riuscire a farlo se continuiamo ad alzare barriere e a chiudere le porte delle nostre, dei nostri meravigliosi, stavo dicendo chiese, dei nostri lussuosi locali? Come che crediamo di essere capaci di fare questo? Sapete, Paolo mi dà sempre un grandissimo insegnamento di questo comportamento di Paolo. C'è un episodio, c'è un tempo in cui Paolo addirittura, mentre predicava, mi ricordo forse era Paolo, le donne portavano i fazzoletti e poi i fazzoletti, raccoglievano i fazzoletti di Paolo e li portavano ai malati e i malati guarivano, e qualcuno potrebbe dire in qualche modo: ecco qui la fabbrica delle reliquie sante. No, affatto. Paolo, quando faceva questo, era perché stava agli arresti domiciliari.
E che cosa faceva Paolo, che legittimamente poteva starsene agli arresti domiciliari? Paolo non ha mai tenuto in considerazione la sua detenzione come un blocco alla missione, alla chiamata che aveva ricevuto dal Signore. Nemmeno stare imprigionato tra gli escrementi di una prigione più buia aveva fermato la gioia di quell'uomo e la padronanza che quell'uomo ha sempre avuto in relazione allo Spirito Santo che lo animava. Ad un certo punto è arrivato un meraviglioso momento in cui Paolo stesso si ritrova agli arresti domiciliari, apre le porte così da poter predicare a quelli che accorrevano a lui. Ed è meraviglioso questo esempio, è meravigliosa questa scena. Non vi sembra di intravedere Gesù che in questa casa ha a che fare con i peccatori? Ora non è che voglio dire che è meglio essere peccatori che credenti, ci mancherebbe, assolutamente no, ma attenzione, perché questa mattina se ti stai identificando come un religioso che è tutto attento ai dogmi della propria religione, fai attenzione, perché potresti essere nella parte opposta alla predicazione di Gesù, anche conoscendo a memoria tutti i profeti, anche tutte le leggi e tutte le indicazioni, potresti stare dall'altra parte. Ma dalla parte di Gesù questa mattina ci sono i pubblicani e i peccatori. Se ti senti mancante, diciamolo, Matteo era uno di quei pubblicani che si sentiva mancante, era un borderline, Marianna, possiamo dire, se identifichiamo la cerchia, se mettiamo un cerchio intorno ad Israele, a Gerusalemme, per esempio, introduciamo in questa cerchia, in questo insieme, tutti gli ebrei, su questa linea di confine c'erano proprio le persone come Matteo, perché avevano queste relazioni con l'esterno ed erano considerati, come diceva Marianna, proprio delle persone insomma emarginate, perché avevano deciso della loro vita di avere a che fare con quelli di fuori. Poi vediamo invece Gesù ad un certo punto che queste persone le fa diventare di dentro. Sapete perché queste persone, pubblicani e peccatori, diventano parte del popolo di Dio? Non perché entrano e diventano giudei, perché Gesù si accomoda tra loro. Perché Gesù diventa peccato al posto loro. Perché Gesù oggi vuole farti diventare figlio, non perché sei giudeo, ebreo, ebrea, o probabilmente appartieni ad una stirpe, o chissà insomma quale grande valore hai all'interno della società. No, no, oggi tu diventi figlio o figlia perché Gesù si vuole accomodare in casa tua. Ma io sono peccatore, è venuto per te. Ma io sono un borderline, un piede dentro, un piede fuori, lo ammetto, sono un pubblicano, è venuto per te. Gesù è venuto per te. Gesù non è venuto per quelli che sono comodamente tra i 99 nella chiesa, nell'ovile, comodamente al calduccio. Gesù è venuto per te. È venuto per te non tanto, non pensare che devi poi ricondurti insieme all'ovile. Pensa che devi, prima di pensare, perché una delle obiezioni, Mariana, che ci arriva quando ascoltiamo e quando evangelizziamo, è sì, però io poi se accetto il Signore non posso più indossare i pantaloni miei preferiti, non posso più... Queste sono soltanto delle scuse, perché tu in realtà stai osservando il luogo in cui sono collocati tutti quelli che Gesù ha recuperato e ti stai dimenticando che il primo passo, la prima esperienza, i primi momenti, le prime emozioni che dovrai vivere se tu accetti questo incontro con Gesù è l'abbraccio con il pastore che è venuto a cercarti, è venuto per te, è lì in questo momento e desidera proprio che tu apra il tuo cuore in una opera di espiazione. La pietà, la misericordia oggi è destinata al tuo cuore. Alleluia. Michele, che cosa stavo pensando? Come Gesù, davvero uomo, influenzava chi stava intorno a loro, anche i farisei facevano la stessa cosa. Quindi c'erano due scie di persone. Alcuni erano influenzati da Gesù e si comportavano in un certo modo, diventando anche i suoi discepoli, ascoltando i suoi insegnamenti, cercando di mettere in pratica. E invece c'erano quelli che erano trascinati facilmente dal ragionamento dei farisei. Oggi noi corriamo lo stesso rischio, possiamo illuderci di stare dalla parte giusta, però in realtà stiamo seguendo la scia, l'andazzo, il modo di fare sbagliato dei farisei moderni.
E se c'è qualcosa che il Signore stamattina vuole fare, proprio vuole aprire i nostri occhi, affinché ognuno di noi riconosca in che condizioni sta e quale esempio sta seguendo. Noi dobbiamo seguire l'esempio di Gesù. Non dobbiamo essere di quelli che mentre gridano al miracolo, e gridano alla guarigione, gridano a Gesù, esaltano e innalzano Gesù, poi dopo la settimana dopo lo rinnegano e chiedono la morte di Gesù. Quelli erano persone instabili spiritualmente parlando. Noi invece vogliamo essere persone stabili, a chi fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace. Noi non vogliamo essere di quelli che si fanno trascinare dal modo di fare, come dicevo prima, dei farisei di tempo attuale. A qualcuno si sta chiedendo, infatti mi è arrivato un messaggio di un'amica che dice: io come faccio a riconoscere se sono dalla parte giusta? Osserva i frutti, dice la parola di Dio. Puoi raccogliere dell'uva dalle spine o dei fichi dai rovi? Se ci sono delle persone che, se tu hai a che fare con dei farisei moderni, per riconoscerli tu devi vedere come si comportano con gli altri, se sono aggressivi, se parlano sempre, se criticano sempre, se attaccano sempre pesantemente gli altri, ti puoi rendere conto. Se sono persone che escludono facilmente, guarda i frutti. Non guardare tanto quello che dicono, perché per quanto riguarda le leggi, le conoscevano a memoria, l'abbiamo detto ampiamente. Anche oggi ci sono molti che conoscono a memoria il manuale, perché questo, se lo conosci a memoria senza metterlo in pratica, è soltanto un manuale di istruzioni che puoi conoscere a memoria, ma in realtà puoi non metterlo mai in pratica. E quelli che conoscono il manuale a memoria fanno diventare di queste parole pietre, come Satana voleva dare delle pietre a Gesù e disse: fa che queste pietre diventino pane. E noi la parola di Dio non dobbiamo farla diventare pietra, non è pietra. Noi dobbiamo usare la parola di Dio come pane che sfama, che nutre le persone, non come pietre per colpire e per ammazzare. Allora, tu vuoi distinguere se tu sei un fariseo o se addirittura hai a che fare con dei farisei e ti comporti trascinato dal loro modo di fare, ti fai condizionare, diventi tu stessa il prolungamento delle loro mani nel fare le cattiverie, nel ferire le persone? Guarda come si comportano, guarda come parlano, guarda come discriminano le persone, come criticano, che maldicenza fanno, che parole hanno, che parole escono. Dalla stessa fonte non si può gettare acqua dolce, acqua salata. Quindi noi vogliamo assolutamente stare attenti a noi stessi. Non siamo di quelli che stanno sempre a guardare gli altri cosa fanno e poi ci perdiamo noi. Vogliamo invece valutare bene noi da chi ci stiamo facendo condurre, da chi ci stiamo facendo influenzare. Vogliamo essere noi stessi coloro che influenzano il mondo, che mettono il mondo sotto sopra. Questi quattro evangelisti mettono sotto sopra un mondo, parafrasando, no? Ai tempi di Gesù qualcuno disse, dopo la morte di Gesù, ma questi stanno mettendo sotto sopra un mondo. Come mettevano sotto sopra un mondo? Con un buon esempio. Perché loro condizionavano in modo buono chi li seguiva. E noi vogliamo essere di quelli che mettono sotto sopra i valori del mondo, i valori di questa generazione, portando i valori di Cristo, facendo la differenza. Noi vogliamo essere di quelli che si distinguono per il loro modo di fare e per la condotta. Non tutti ci ameranno, è normale. Anche Gesù non è stato amato, è stato discriminato. Ma noi vogliamo piacere a Dio anziché agli uomini. Quindi stamattina con tutto il nostro cuore vogliamo dire: Signore, aiutaci veramente a fare una buona analisi di noi stessa e di noi stessi e considerare noi da chi ci stiamo facendo condurre, quale esempio stiamo guardando. E non vogliamo farci trascinare da venti di dottrina, non vogliamo farci trascinare da un modo di fare grazie, che non Signore, onora il Signore. Vogliamo fare in modo invece che il Signore guardandoci dica: bene fatto, mio servo fedele, perché tu sei stato di quelli che hanno adempiuto la mia volontà mettendo in pratica la misericordia, l'amore per il prossimo. Tu sei andato a cercare chi aveva bisogno di essere cercato. Il Signore ti viene a cercare così come sei. Noi molte volte, senza volerlo, si predica: convertiti prima e poi Gesù entra nella tua casa. Detto bene Michele, Gesù è entrato nella casa di quel pubblicano prima ancora che si ravvedesse. Aveva accettato Gesù, ma non si era ancora ravveduto. Gesù entra nella tua casa, non aspetta che tu diventi perfetto. Gesù entra nella tua casa così come sei, poi lui farà un processo di lavorazione nella tua vita, nella mia vita ancora lo sta facendo, e lui ci porterà alla statura di Cristo fino a che il Signore tornerà e compirà l'opera sua, l'opera che lui ha iniziato nella nostra vita, egli stesso la porterà a compimento. E noi ci dobbiamo sempre ricordare che nessuno è giusto, nessuno è buono, nemmeno uno.
Tutti siamo peccatori, tutti abbiamo fallito, tutti, eppure il Signore ha avuto grande misericordia di noi, quindi che nessuno pensi di stare su un piedistallo. Le regole delle leggi di Dio sono: se vuoi volare alto verso Dio, scendi dal piedistallo. Scendi dal piedistallo e vola in alto verso Dio. È sempre al contrario. Quindi che il Signore ci aiuti a comprendere queste grandi verità che ci aiutano anche a conoscerlo di più. Amen, gloria a Dio, alleluia. Proprio a proposito della comprensione di Dio, vorrei, Marianna, in questo giorno proprio portare alla sua presenza le nostre richieste di preghiera. Sì. Sono tante che ci sono arrivate. Voglio anche ringraziare il Signore a nome di alcuni di voi che stanno dicendo, stanno esclamando alcuni ringraziamenti al Signore in questo giorno, perché il Signore è intervenuto. C'è una nostra amica che ha fatto richiesta di preghiera, Marianna, per appunto la situazione lavorativa del figlio, e ringrazia il Signore perché il Signore è intervenuto e ha dato un posto di lavoro e ha anche risolto una maggior parte dei problemi che si erano venuti a creare. E ringraziamo il Signore perché non solo per le persone educate ringraziano, ma noi siamo proprio dipendenti da colui che ci ascolta anche stamattina, quando porteremo alla sua presenza le nostre richieste. Anche Giovanna ci saluta e ci ringrazia ed è un'ascoltatrice nuova che ci sta seguendo da qualche giorno. Noi la salutiamo, approfittiamo per dire a Giovanni, a quanti in questi giorni ci stanno seguendo e stanno trovando del beneficio, ce lo scrive appunto Giovanna nel suo messaggio. Condividete questo canale con i vostri amici, fate sapere che esiste questo canale. Vedete, non si deve scaricare nulla, non si deve fare nulla, a casa loro, sul loro televisore c'è già Parole di Vita al 245, come probabilmente stai già facendo tu. Anche loro possono seguire questo canale. Non facciamo altro che parlare del messaggio dell'Evangelo che salva, che include, stamattina vogliamo dirlo a gran voce, ma vogliamo anche in questo spazio portare le richieste di preghiera, come ci dice Angela, che fa proprio richiesta esplicita per la sua famiglia. Poi c'è Adriana che fa richiesta per, credo sia sua figlia, per la giovane Floriana. Poi c'è Giovanni, che fa richiesta di intervento di Dio nella vita di sua moglie Assunta. Poi c'è Lucia, fa richiesta per la sua situazione, fa richiesta al Signore. Queste sono richieste, Signore, che stiamo portando alla tua presenza. Poi c'è Assunta ancora, che fa esplicita richiesta di preghiera per una sua situazione familiare che la sta vedendo soffrire parecchio. Quindi mettiamo queste richieste davanti al Signore, ne sono tante, ci sono ancora tantissimi altri messaggi non letti, ma noi vogliamo appunto pregare. Intanto, Marianna, se hai altri messaggi che vengono dai social. C'è Rita che chiede preghiera per suo figlio perché non sta bene. E poi ci sono un paio di richieste di alcuni che chiedono discernimento. Signore, dacci discernimento. Amen. E poi vogliamo aggiungere tutti quelli che non sono riusciti a scrivere la loro richiesta di preghiera. Il Signore ascolta anche la tua richiesta, anche se non l'hai scritta, perché Lui è onnisciente e già sa ogni cosa. Quindi unisciti alla preghiera del fratello Michele. Amen. E con fede. C'era un uomo a Capernaum, un centurione. Alleluia. Che disse: non serve che tu vieni sotto al mio tetto, perché io non sono degno, anche io sono sottoposta all'autorità e gli uomini sono sottoposti a me, e io dico uno va e quello viene, un altro fa e quello lo fa. E Gesù gli disse: uomo, grande la tua fede, nemmeno in Israele ho trovato una fede così grande. Se c'è una cosa che meraviglia Gesù è la tua fede, perché proprio è quando vero. Tu pensi, alleluia, che non sei degno, che non puoi ricevere, però se tu credi, dici: Signore, io non sono degno, non posso, perché lui stava mettendo le sue condizioni, il Signore proprio in quel momento dice: uomo, donna, figlio, figlia, grande la tua fede, perché tu stai credendo che nonostante tu non sei degno, non te lo meriti, io posso fare questo per te. Quindi fai sorridere Gesù stamattina, fidati di Lui, perché Lui non sta cercando delle persone perfette, sta cercando delle persone che riconoscono la propria condizione. Grazie Gesù, amen. Grazie Signore, noi ti ringraziamo perché Tu ci stai accogliendo alla Tua presenza, ci stai dicendo, Padre, che siamo i benvenuti alla Tua presenza, così come siamo, Padre, Tu ci stai accogliendo perché ci vedi venire nel nome di Gesù. Noi infatti è per il Suo sangue che veniamo a Te e per la Sua inclusione straordinaria, spirituale, o per la Sua posizione perfetta riversata, la Sua giustizia
riversata attraverso il suo sacrificio sulla nostra vita, perché noi questa mattina, Signore, vogliamo riconoscere con autenticità, con lealtà, di non essere all'altezza, di non avere, Signore, questo privilegio, di non essere capaci o di meritare in qualche modo la nostra posizione di figli alla tua presenza. Possiamo esserlo soltanto perché Gesù si è sostituito a noi in quel sacrificio perfetto. Senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati. È una legge che squarcia i tempi e che esiste e sussiste in eterno. E tu, Signore, hai vinto questa legge, hai risolto questo nodo che vedeva imprigionato il peccato dell'uomo all'espiazione continua e costante di atti e olocausti umani soltanto attraverso il sacrificio per eccellenza del tuo figliolo Gesù Cristo, il quale in croce ha dato la sua vita per noi, facendo cosa? Includendo me e i nostri amici che in questa mattina insieme ti stiamo pregando e ci stai guardando e ci stai osservando a essere i tuoi figli. Sì, Signore, sì, papà. Oh Padre nostro, papà nostro, noi veniamo a te e ti ringraziamo per quello che tu fai. Oh Signore Gesù, Padre nostro, ti chiediamo anche di intervenire, Padre, nei bisogni di quanti in questo momento si rivolgono a te attraverso le richieste di preghiera, e ti chiediamo, Padre, di intervenire anche nei nostri cuori affinché possiamo continuare ad essere dei figli approvati da te, di continuare ad essere degli uomini e delle donne lucidi e determinati soltanto dall'unzione, la propulsione, la dinamite del tuo Santo Spirito. Signore, per quanti in questo momento dichiarano di essere tuoi figli perché conoscono forse la legge a memoria, ma si stanno dimenticando di includere, di usare misericordia e di vivere nella pietà, Signore, ti chiediamo nel nome prezioso di Gesù, rivela nell'intimo. Noi non conosciamo, non stiamo vedendo questi cuori che tu stai toccando, non li stiamo vedendo e forse non li vedremo mai, ma tu, Signore, stai facendo un'opera nel segreto nella loro vita, e questi cuori in questo giorno si stanno aprendo forse per la prima volta dopo tanti anni a dire: Signore, ho sbagliato, mi trovo in una posizione, mi avvalgo di una posizione estremamente legale che prevede tutte le conoscenze della tua legge, ma non sto amando a sufficienza, non ho perdonato, non sto perdonando, non sto vivendo nel perdono che appartiene a te. Oh Signore, aiutami a comprendere che prima di essere nella forma che tu ci chiedi di essere, dobbiamo passare per le spalle del tuo figliolo Gesù, il quale prese quella pecora e se la mise in braccio e la riportò di nuovo alla casa del Padre. Signore, aiutaci a comprendere che non sono le rinunce che ci faranno, le rinunce che dovranno in qualche modo scoraggiare la nostra esperienza. Aiutaci a comprendere, Signore, che il valore della rinuncia tante volte deve passare attraverso l'accettazione di una grazia ancora più grande della rinuncia stessa. Questo è il tuo figliolo Gesù. Grazie per quello che farai ancora, di come ci benedirai in questo mercoledì qui nel palinsesto di Parole di Vita. Benedici tutti quelli che ascolteranno le dirette e le repliche. Fallo soltanto nel nome prezioso di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Grazie, Signore. Alleluia. Bene, restate ancora connessi perché tra un po' ci sarà la voce del pastore. Sì, sì, proprio pochissimi minuti dobbiamo andare a dare la linea al pastore Cataldo Petrone, poi vi aspettiamo per le 12 con un contenuto di review. Oggi parleremo ancora di chiesa, probabilmente se non riusciamo a collegarci manderemo la replica della prima puntata, quella introduttiva proprio sulla chiesa, del pastore Roberto Mazzeschi. Poi alle ore 14 abbiamo un contenuto di Donne di Fede e questa sera un escalation di dirette sempre inerenti ai programmi, ai contenuti di edificazione per la nostra anima. Vogliamo ricordare ai nostri amici che ci stanno seguendo da Facebook che oggi alle 17 c'è una diretta soltanto per gli amici di Facebook di A Tu per Tu, diretta un po' più confidenziale in cui io e Marianna parleremo con voi, leggeremo i vostri messaggi e interagiremo in modo libero sul tema della benedizione di Dio. Quindi mi raccomando, per quanti possono, vi aspettiamo alle 17 di nuovo in diretta con voi. Con questo vi ringraziamo, vi diamo appuntamento a Dio piacendo a domani per una nuova puntata in diretta di Oggi Insieme. Shalom. Dio vi benedica. Dio vi benedica.